Eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti on the road by night, Fiat Uno GPL direzione romagnese. Sono stato appena fermato per la seconda volta negli ultimi due mesi dai carabinieri, questa volta a Pianello. La mia Uno è irresistibile, oltre che naturalmente essere sempre perfettamente in regola. La potenza del corpo umano, al gorilla non serve una laurea per vivere in salute, primo manuale di girismo sul campo, un libro meraviglioso dove spiego tutto, ripeto, tutto, ripeto, tutto quello che ho imparato in 15 anni di gioie, dolori, sofferenza, vita di merda, salute di merda, tutto sull'alimentazione e la salute, ma non solo. Vi farò vedere prestissimo l'indice di questo libro e tutte la miriade di argomenti che vado a trattare. Abbiate un po' di pazienza ancora, perché lo sto affinando in alcune piccole cose che sto aggiungendo. In prevendita comunque a libri@pietrobisanti.it. Allora, molti di voi mi hanno chiesto un po' di tornare ai vecchi tempi. E allora, vediamo se qualcuno si ricorda gli esordi. Vedo un branco di lobotomizzati, merdi, cuccolì con la bava alla bocca. Vedo un sacco di orso yoghi, anche un sacco di rane. No, cos'era? Di capre belanti, e un sacco di rane bollite, cro 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 cro. Ed ora a bomba! Allora, dopo questo amarcord pazzesco, allora mi avete chiesto nei commenti se volete che tratti determinati argomenti, fatemelo sapere. Adesso rispondo a un commento che mi ha chiesto un video su Chiara Mangia Tutto. Allora, Chiara Mangia Tutto è una graziosa donna, avrà un 27-28 anni, mi sembra della Sicilia, comunque meridionale, che si cimenta in gare mangerecce. Allora, adesso mi metterò a fare un discorso non tanto su questa dolce ragazza, ma in generale sull'approccio alimentare nelle gare mangia tutto, per darvi anche questa volta il mio punto di vista inedito e oltretutto non ortodosso, non insomma usuale, quello che vi darebbero tutti. Allora, analizziamo anzitutto questa ragazza. Allora, facciamo un discorso più generale. Se voi vi accorgete, nelle gare dove la gente si abbuffa fino a crepare, avete notato che nella stragrande maggioranza dei casi le persone che riescono a ingurgitare enormi quantità di cibo sono quelle più magre. Uno verrebbe portato a pensare che più sei ciccio bombo, più sei capace di ingurgitare cibo perché il tuo stomaco è dilatato. In realtà anche le persone, anche e soprattutto le persone molto molto magre, sono capaci di avere delle dilatazioni di stomaco veramente notevoli. La differenza per esempio fra YouTube anch'io, il fu YouTube anch'io e Chiara Mangia Tutto, da quello che io penso e percepisco, è che YouTube anch'io tutto quello che mangiava finiva nello stomaco e poi veniva comunque metabolizzato, ed è la motivazione per cui era enormemente obeso. Nel caso di Chiara Mangia Tutto ci troviamo davanti a una persona dal mio punto di vista in grossissime difficoltà fisiche ed emozionali. Parliamo di una ragazza che è capace di ingurgitare delle quantità di cibo veramente spaventose,
ma che in realtà è all'apparenza di una magrezza che rasenta la patologia, se non irrasenta, ma patologica. E quindi mi viene da pensare che, potrei sbagliarmi naturalmente, queste sono mie supposizioni, che questa donna, finite le gare, vada poi a vomitare. Io vedo sotto una, ma non sottesa, è anche evidente un disturbo bulimico evidentissimo. Allora, le gare, mi viene in mente non solo lei, mi viene in mente quell'americano che si chiama Matt, non mi ricordo qualcosa, oppure questo l'altro come si chiama Thomas Hungry, per pensare insomma ad altri personaggi similari. Allora, dal mio punto di vista, le gare di cibo al giorno d'oggi che vanno veramente alla stragrande su YouTube sono il risultato, sono lo specchio del rapporto malato che ormai l'essere umano ha col cibo. Non ci vuole molto, non è che bisogna guardare le gare mangerecce, basta andare, entrare in qualunque all you can eat e vi accorgerete di come il rapporto col cibo sia malato, cioè il fatto di poter prendere a dismisura del cibo è proprio l'evidenza più conclamata di come il rapporto col cibo sia, come ho detto prima, assolutamente malatissimo. Eppure la gente brama per le gare mangerecce. Brama perché ormai il cibo è chimicamente studiato per portare assuefazione. Voi non vi rendete conto di come le salse, i condimenti, il mischiare dolce a grasso siano proprio programmati per andare ad inibire il vostro, gli ormoni che vanno a gestire la sazietà e in modo tale da farvi mangiare sempre di più. Mangiare, stramangiare del cibo naturale è impossibile. Stramangiare, per esempio, della carne cruda è impossibile. Tutto quello che voi riuscite a stramangiare sono cibi, come ho detto, studiati in maniera certosina per andare a inibire i vostri processi di sazietà. Ma al netto di questo, la cosa che più mi disgusta delle gare mangerecce sono proprio l'utilizzo, da parte dei gestori dei locali di tutti questi casi umani che, come vedete, durante le gare mangerecce nessuno si permette di dire: "Uè, guarda che quello che sto mangiando è una merda". Avete mai visto Chiara Mangiatutto dire a un locale: "Quello che sto mangiando è una merda"? No, le recensioni sono sempre le stesse. Le patatine si sposano perfettamente con la carne. Ieri ho letto il panino col pistacchio e la mozzarella. È l'emblema perfetto del regno delle due Sicilie. Cioè, nessuno va a fare una recensione di cibo. Lì è semplicemente una buffata. E la buffata di merda avrà sempre recensioni positive. Perché? Perché nel momento in cui tu fai ingurgitare alla gente panini strapieni di condimenti o patatine strapiene di formaggio oppure tutta la serie di fritti, è normale che la plebaglia verrà sempre accontentata. La cosa che mi fa incazzare di tutto questo sono per esempio i locali che, vedendo chiaramente che questa ragazza ha dei seri problemi di salute, a me personalmente non me ne frega niente. Non me ne frega niente perché non sono un ipocrita, a lei non interessa niente di me, a me non interessa niente di lei. Ma mai e poi mai mi permetterei di sfruttare l'immagine di una ragazza per farmi di una ragazza con enormi problemi di salute e secondo me anche di natura emozionale per farmi pubblicità.
Oltretutto, se vedete, la maggior parte dei locali che si fa pubblicità attraverso questi personaggi sono locali di infimo ordine, no? Sono locali dove alla fine viene venduto vengono venduti cibi dal paninazzo super unto all'hamburger super unto, cioè questa è la tipo ai fritti, questi sono i cibi che vengono venduti, anche perché un ristorante avviato e con una certa dignità non ha assolutamente bisogno di personaggi di questo tipo per potersi sponsorizzare, anzi. Quando vedo queste gare mangerecce, come vi ho detto, ho molta più, vedo in maniera molto più così. Secondo me è molto più rischioso essere magri. Cioè, le persone magre che riescono a ingurgitare enormi quantità di cibo o hanno problemi di natura psicologica, per cui poi vanno a vomitare, oppure vi posso dire che vedo molto più sano il super ciccione che mangia che non il super magro che mangia. Allora, quando io vedo per esempio la quantità di cibo che riesce a mangiare questo Thomas Hungry, le riflessioni sono d'obbligo. Non è assolutamente possibile pensare di poter smaltire queste quantità di cibo andando ad allenarsi in palestra. Tenete conto che l'esercizio fisico non ha niente a che vedere con il dimagrimento. L'esercizio fisico è un rassodamento, è un miglioramento delle prestazioni del corpo, ma non ha niente a che vedere con il dimagrimento. Ficchiamocelo in testa. Quindi che cosa significa? Che tutti questi personaggi magri o persino in forma, come parliamo di Thomas Hungry, sono persone che dal mio punto di vista hanno due possibilità. La prima è di andare a vomitare. Se non vanno a vomitare, il loro microbiota intestinale è, dal mio punto di vista, ormai talmente degenerato per cui non gli permette neanche di effettuare quella che sarebbe da parte del corpo la metabolizzazione di una tale quantità di calorie attraverso la creazione di depositi di grasso. Quindi vi sembrerà paradossale, ma io vedo molto più sano un super ciccione che, mangiando una marea di cibo, ingrassa come una balena, piuttosto che questi finti magri che in realtà ingurgitano quantità di cibo mostruosi, rimanendo o magri al limite dell'anoressia, oppure persino, come il caso di questo Thomas Hungry, persino visivamente in forma. Allora, voi non potete lontanamente immaginare, anzi secondo me lo immaginate, comunque che si vada o no a vomitare, lo shock mostruoso che il corpo deve subire nel momento in cui si vanno a introdurre delle quantità di calorie e comunque di cibo spazzatura di tale portata. Cioè, quando tu vai a ingurgitare 3 litri di latte e 1 chilo di cereali, non è solo il fatto che tu vada o meno ad ingrassare se poi magari vai a vomitare. È proprio tutta la serie di ormoni che vanno a svilupparsi e che il corpo va a sviluppare nel momento in cui il corpo si vede introdurre all'interno 3 litri di latte e 1 chilo di cereali. Voi dovete capire una cosa, che la digestione non è solo mi ficco il cibo nello stomaco e poi aspetto che finisca nell'intestino. I processi ormonali deputati alla digestione iniziano immediatamente, non dico con l'annusare il cibo, ma in realtà è così, perché è con la cosiddetta acquolina in bocca, cioè i processi ormonali partono già nel visivamente nel vedere un cibo. Immaginate quando cominciate a mettervelo in bocca. I processi ormonali partono, la produzione di insulina, ma non solo, partono nel momento in cui il cibo è
in bocca, ci sono già dei recettori all'interno della bocca. Quindi quello che la gente sottovaluta, che io posso anche ingurgitare 3 litri di latte e 1 chilo di cereali e poi vomitarli, ma non ho eliminato tutto il male che io provoco al mio corpo attraverso la produzione ormonale che il mio corpo va giocoforza a produrre nel momento in cui il cibo tocca solo la mia bocca. Cioè, voi pensate che gli zuccheri, tutti gli zuccheri di 3 litri di latte, oltre alle sostanze oscene che sono nel latte e che sono presenti nei cereali, abbiano bisogno di arrivare all'intestino per poter scatenare nel corpo una risposta ormonale? Ma quando mai? È sufficiente che voi cominciate a masticarli. Senza contare, comunque, tutto la risposta anche adrenalinica che tutto questo cibo spazzatura va a causare nel corpo. Cioè, voi dovete mettervi in testa che qui non si tratta solo di calorie che, ripeto, come ho detto prima, posso vomitare, ma si tratta di sostanze che nel momento in cui vengono a contatto con le mucose della bocca, le mucose dell'esofago, ma già quando arrivano nello stomaco, comunque causano una risposta ormonale, adrenalinica, del cortisolo. Senza contare, non per ultimo, il fatto che le continue dilatazioni dello stomaco sono deleterie. Perché? Perché il continuare, il forzare. Allora, la sazietà dovrebbe arrivare non tanto con la dilatazione dello stomaco, ma quanto con l'aver assimilato tutti gli elementi nutritivi che servono per far sì che il corpo in quel momento dica: sono a posto. Ricordo che quando ero fruttariano potevo mangiare anche 20 banane, ma in realtà la sazietà arrivava non arrivava perché io avevo mangiato a sufficienza, ma arrivava perché avevo lo stomaco completamente pieno. Fatto sta che poi dopo mezz'ora avevo già fame. La vera sazietà è quella che arriva quando voi avete mangiato tutti i macronutrienti, macro e micronutrienti, di cui il corpo necessita. Potete mangiare banane fino alla nausea, ma se avete bisogno di grassi, smetterete di mangiare solo perché il vostro stomaco sarà pieno. E quindi è la stessa cosa che accade con gli obesi, che continuano a mangiare perché continuano a mangiare cibo di scarsa qualità e quindi il corpo ha bisogno di mangiare, ma in più con l'aggravante che, avendo stomaci ormai super elastici e super distesi, la sazietà non arriva neanche riempiendosi. Il mangiare e strafogarsi fino a scoppiare è una pratica oscena. La sazietà si raggiunge in altra maniera, si raggiunge attraverso una quantità di cibo corretta che va ad apportare gli elementi nutritivi che servono e che quindi permette al nostro cervello di inviare ormonalmente l'ordine di smettere di mangiare perché siamo sazi. Io ricordo tante volte, prima di cambiare alimentazione, di come avessi la sensazione di lo stomaco pieno, di aver stramangiato. È una sensazione che, al netto delle sfide del cazzo mangerecce, in realtà è una sensazione che la gente al giorno d'oggi prova semplicemente perché mangia senza doversi strafogare, mangia cibo innaturale, perché il cibo innaturale permette la sovralimentazione, quello che non permette il cibo corretto. Sono personaggi deleteri,
deleteri specchio di una società alla frutta, dove ci si può anche fare quattro risate, no? Anzi, dalle visualizzazioni che vedo, il pubblico che li segue è foltissimo, perché alla fine diventano fenomeni da baraccone, no? Non stai facendo niente per l'umanità, non stai mandando nessun messaggio, stai facendo il fenomeno da baraccone. Il problema è che non si rendono conto che il sistema, paradossalmente, fa quello che fanno loro. Prende, li mastica e poi, se gli va bene, li sputa. Se gli va male, li fa arrivare filo al colon retto. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.